And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Pelusa a fine primo tempo, è stato un buon primo tempo il vostro, diciamo che dopo che le squadre si sono un po' attese, avete subito fatto gol, poi vi siete molto attesi, perché tutte e due le squadre quando c'è possesso palla avversaria, tutte le donne del pallone molto organizzate e quindi dopo ci sono state poche le occasioni da gol. Il vostro gol è stato anche abbastanza fortunato, diciamo, perché a freddo, cioè avete subito sfruttato una disattenzione difensiva degli avversari, però è un gol fondamentale per come la partita, perché ora avete la possibilità di giocare voi di ripartenza. Sì, infatti li stiamo aspettando. Non sono mancate le occasioni per noi, abbiamo sbagliato qualcosina, però tutto sommato loro sono una bella squadra organizzata, tutti dietro la palla ad aspettarci. Sì, diciamo che questo poi vi danneggia un po', perché voi giocando palla a terra è veloce. Però dobbiamo riuscire a fare subito il secondo con il secondo tempo, sennò la partita può andare anche... Sono anche bravo tu, diventare due occasioni molto pericolose, una colpite molto importante, l'altra si è ben sbagliato. Speriamo bene il secondo tempo, come ho detto, dobbiamo fare subito il 2-0, sennò possiamo... avere anche qualche calo, si sa, non il calcio, qualche episodio e possono pareggiare. Bocca al lupo per il secondo tempo. Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, Pietro Grasso, complimenti per la prestazione della squadra, una vittoria che dal risultato è sembrata facile, ma non lo è stata, perché comunque giocate contro un'ottima squadra, primo tempo non siete riusciti a sbloccarla solo grazie a una loro disattenzione, poi il secondo tempo è andata fuori maggior il vostro possesso palla, il vostro saper giocare bene palla a terra, l'ho giocato molto bene, senza mai dare più un elemento davanti come punta, c'era la base, faceva attaccante era anche terzino, centrocampista, dove chiuse tutti gli spazi. Sì. Come ci dici la prestazione della squadra? No, è stata una bella partita, poi la squadra avversaria è una squadra molto forte, abbiamo giocato vari tornei contro di loro, ci hanno sempre dato delle difficoltà. Abbiamo giocato bene, poi Antonio era la prima volta che giocava con lui. Sì, ci ha dato riuscire anche a noi, quello di cui è capace, ecco, riprendiamolo. Non voleste intervistare. Bravo Antonio. Fatto tre gol oggi, si è presentato così. C'è una grande mano. E niente, questo è partite favoriti con il Boca Juniors.
Partite favorite con i Boca Juniors. No, vediamo. Non conosco le altre squadre, però come ci chiamiamo? Che so? So che sono molto a nonna tuo, purtroppo a nonna tuo. No, non lo so. Purtroppo a nonna tuo. A nonna tuo. A nonna tuo e Boca Juniors. Aspettiamo questa partita. Grazie. In bocca al lupo per così. Credi. Ciao.